Figli di un re minore, come nasce questo spettacolo? Che oltre ad essere una storia musicale, è una storia di una grande amicizia anche al di fuori del palco. Ma nasce con la volontà di unire i nostri fan, che sono 5 generazioni. Nasce con la voglia di dimostrare che anche i napoletani possono fare delle cose insieme, che dei napoletani che hanno già girato il mondo più di 10 volte con i propri spettacoli, oggi possono continuare la storia e dare lustro ancora di più alla canzone napoletana. Ci arrivano richieste da tutto il mondo appena abbiamo annunciato il concerto e adesso ci stiamo mettendo lì a studiare per cercare di raggiungere le persone che ci vogliono bene. Come cantava Nino, e guaglione le viche Napala, non saranno mai re. Quanto è stato difficile per voi emergere anche con delle etichette che vengono poi attaccate a chi parte da Napoli a livello musicale? Noi dobbiamo fare sempre qualcosa in più. Vabbè, a parte i napoletani, penso proprio in Meridionale. meridionale, in generale. Quando partiamo è più difficile, però è la stessa cosa, è più bello. Si è più vincitori, no? Quando si capisce che per vincere bisogna perdere. Tutto va bene, ma perdere è una sconfitta all'orto, costruisci la vittoria. Io penso che è la stessa cosa. Sì, è così, è È così, è così. capitata Bisogna lavorare di più. specialmente quando vieni, quando sei un figlio di un re minore, no? Come vogliono dei vichi Napa. Dicevamo, figli di un re minore ha avuto richieste da tutto il mondo. Voi il mondo l'avete già girato portando in giro la vostra canzone, che è la canzone napoletana. Qual è il momento più bello, uno che ricordate con particolare gioia, di quelli in giro per il mondo? Ma a me rimane il Radio City Music Hall di New York, che sai, è il teatro più importante al mondo, dove feci anche 2 puntate televisive per Rai 1, con ospiti meravigliosi da Liza Minnelli a Polanca, Sylvester Stallone, Manhattan Transfer, Anastasia. Quello per me rimane un ricordo indelebile. E grazie a quel concerto il primo posto in classifica su Billboard nella World Chart Music. Ma come spettacoli mondiali oppure spettacoli a Napoli pure? Anche a Napoli, ma soprattutto mondiali. Beh, a Napoli la Pietricotta sicuramente. Ho fatto la Pietricotta con Sofia Loren, Lucio Dalla, c'erano tanti grandissimi artisti. E poi la cosa che mi ricorda l'essere la prima volta che sono andato in America, sono sceso dall'aeroporto e pensavo che i miei parenti non sarebbero potuti mai andare in America, non avrebbero mai visto questi grattacieli da lontano. E quando sono arrivato a Little Italy sentivo la mia canzone uscire dai balconi come a Napoli. Quello è stato un momento bellissimo della mia carriera. In conclusione, 61 canzoni, quale vi ha emozionato di più durante le prove e se c'è una che avreste voluto scrivere dell'altro? L'emozione è sempre, credimi, l'emozione è perché veramente su tante canzoni non soltanto belle, ma che hanno fatto la storia, cioè che hanno, veramente fanno parte del quotidiano di tutto il pubblico, ma anche di tutti noi. È difficile, secondo me sarà una unica grande emozione dall'inizio alla fine. Ma io invece penso che a me e pure a Gigi l'abbiamo scritta insieme la canzone più bella, si chiama Quando ero Quando ero bambino, bambino. che quando la cantiamo Sì. siamo noi, cioè Quanti anni fa? è vero, è negli anni 87-88, 30 anni fa. sì, dopo, No, 20 anni fa. C'ha 20 anni. no, 87, 30 anni 30, fa. mamma. Quindi le date 20, 21 e 22 22. settembre. Sì, 20 e 21 ovviamente sono rimasti pochissimi. Allora noi ci andiamo il 20, 21 e 22 settembre all'Arena Flegrea di Napoli. Ma sono rimasti pochissimi biglietti perché lui li ha già comprati tutti, il 20 e il 21 con la sua famiglia. E allora sono poco spazio per il 22. Grazie. Grazie a te.